il nostro ego erediterà Dio. Immaginiamo che presente sia lo spazio di una superficie sferica, che per l'attrazione magnetica in atto nel suo centro vi confluisca fino ad annichilire ogni atto reale nel suo essere in pura potenza. La nostra unità di soggetti viventi sta nel complesso di enti opposti, che possiamo chiamare ego ed alter ego, e che occupano tutti i punti di quella ideale sfera. Tra ego e alter ego è questo secondo a rispettare la forza gravitazionale e unificatrice di Dio. Ma noi, basandoci sull'alter ego, vediamo solo la reazione uguale e contraria della dinamica materiale ed elettrica dell'ego e la giudichiamo la vita relativa. L'alter ego ha il libero arbitrio di potersi opporre alla cosa uguale e contraria che vede e lo fa per tutta la vita, giudicando liberamente la sua giustizia, discriminandola soggettivamente nel giudizio di cosa sia riconosciuto come bene o come male. Per nostra vera fortuna, la vista materiale della vita la porta alla sua apparente fine. Giunto a quel punto, il potere dell'alter ego è tale da ribaltare la logica di tutto ciò che vede, poggiandosi relativamente sulla vita vista materiale, la ribalta, in tal modo nell'andamento opposto, che la riporta là dove tutto l'essere esiste infine solo in potenza. L'ego è un figlio di Dio, ossia è un figlio dell'essere totale di tutte le vite, figlio di un assoluto essere che si è personalmente crocefisso nei limiti filiali di ogni possibile vita. E così, per l'onnipotenza di Dio, esse esistono tutte, la mia e quella di tutto il cosiddetto mio prossimo. Dio lo compie solo per poter dare ad ogni se stesso, crocefissosi in un figlio suo, l'infinito superamento, la sublimazione di quel limite filiale, il superamento dei limiti di una sola vita accadrà attraverso il dono concesso eternamente ad ogni figlio di poter essere anche tutto il suo prossimo e nelle forme esatte in cui egli l'avrà amato o più o meno discriminato. Amare Dio significa infatti amare il prossimo come noi stessi, perché la vita reale di Dio è reale solo in noi figli reali e in tutto il nostro prossimo. Per distribuire l'essere su tutta l'ideale superficie della sfera in espansione, visibile realmente nell'apparente fuga delle galassie, l'essere e il non essere devono combinarsi in tutti i modi possibili, altrimenti con il solo essere valutabile uno e la mancanza dello zero dato dal non essere, dal centro ci sarebbe una sequenza di tutti e solo uno ed essa porterebbe ad un solo punto della sfera, ad una sola vita e non a tutte le vite possibili nell'onnipotente potere del Dio della vita. Dunque noi dobbiamo accettare di stare in questa storia. Dobbiamo non considerare rivale o antagonista il nostro prossimo, ma una entità che concorre assieme alla nostra a realizzare la vita reale di tutto il possibile e reale Dio. Insomma, il Dio in croce in ciascuno di noi si realizza e si è realizzato interamente nel solo Gesù Cristo, che fu il suo figlio, veramente finito in croce.